Mi chiamo Marco Sigovini, mi occupo di ecologia del benthos, degli ecosistemi costieri di transizione, all'Istituto di Scienze Marine del CNR a Venezia. Come parte dell'iniziativa A casa con successione ecologica, vi illustrerò un breve tutorial introduttivo alla statistica multivariata per l'ecologia con R. Il tutorial presenterà alcune tecniche classiche di analisi multivariata in ambito ecologico. Lavoreremo in particolare con dati di comunità, ad esempio matrici di abbondanza o con variabili ambientali. Vedremo come preparare i dati ed applicare alcune tecniche cosiddette di ordinamento, come la PCA, e di classificazione, in particolare la cluster analysis. Queste hanno sia una finalità esplorativa che di analisi vera e propria. Esistono diversi software dedicati a queste tipologie di analisi. Noi faremo riferimento ad R. Come sapete, R è un linguaggio ed un ambiente open source per la statistica, i cui strumenti permettono la gestione, l'analisi e la visualizzazione di dati. Le potenzialità di R sono estese dai cosiddetti pacchetti o packages prodotti dalla comunità che fa riferimento ad R. Ad esempio, uno dei principali pacchetti dedicati alla statistica multivariata per l'ecologia, e uno tra quelli che introdurremo, si chiama Vegan, è stato sviluppato da Jari Oksanen e da numerosi altri autori. Per seguire il tutorial è sufficiente una conoscenza minima di R relativa all'installazione e all'utilizzo di base. In ogni caso, ogni passaggio potrà essere riprodotto in modo autonomo anche dal neofita tramite lo script che è fornito assieme al tutorial e che può essere scaricato dalla pagina dell'iniziativa Io Resto a Casa sul sito www.successionecologica.it. Questo tutorial è stato pensato ovviamente solo per fornire una breve introduzione a chi non avesse avuto ancora l'opportunità di affrontare questi argomenti in ambiente R. L'auspicio è che possa essere un supporto didattico di base da cui partire per approfondire, ad esempio, gli aspetti teorici delle tecniche o l'utilizzo di ulteriori strumenti statistici. Ovviamente queste stesse tecniche di analisi trovano applicazione anche in altri contesti di ecologia e di biologia, ad esempio l'analisi delle biometrie. Così come di altre discipline, naturalmente con le opportune assunzioni e con modalità specifiche. Online sono disponibili numerosi strumenti, ad esempio tutorial e manuali per vegan e per gli altri pacchetti di R, così come corsi sulla statistica multivariata ed altre risorse di altro tipo. In coda al file di script troverete alcuni suggerimenti relativi al materiale di approfondimento e corsi avanzati che ritengo importanti. Naturalmente, per qualsiasi dubbio su questo tutorial, potete contattarmi tramite mail o anche attraverso i social network.